Ci tenevo a ringraziare Simo Vacca, Saverio Sampieri, Giovanni Scarpato, Not Mario 14, Davide Calitri, Alessio Forte, Mirko Gamer 08, Leonardo Zanoni, Roman De Carlo, Football Empire 56, Mattia Vantaggiato e Alfire 17 per essersi abbonati al canale. Se volete abbonarvi anche voi al canale, vi lascio tutte le info nel primo commento bloccato in alto e in descrizione. Vantaggi ovviamente per gli abbonati, contenuti esclusivi e tanto altro. Buona visione con il video, ragazzi. Mi sono rotte le palle di sta casa con sta quarantena. Una rottura dei coglioni. Ciao, ben fatto cascare. Fogli, bella a tutti da me. Sì, lo so che li volete vedere. Che ne faccio? Non c'ho più niente, che ne faccio vedere? Ecco, è rimasta una banana, si sta ammosciando sempre più. Devo uscire a fare delle nuove scorte. Che è un arancio arancico. Guarda, se seccante, se sta più manca la cosa. Vabbè, nuovo episodio della mia personale carriera. Giocatore su PES 2020, ma io vi invito a supportare questa serie con tantissimi mi piace. 7.000 mi piace entro la mezzanotte e domani arriva subito un nuovo episodio. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, ad attivare la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Detto questo, che cosa vogliamo aggiungere se non iniziare immediatamente con questo nuovo episodio? Dobbiamo giocare col Pescara, col Sassuolo e poi c'è stata la partita della nazionale, non so se avete capito. Quindi, se vi siete persi gli episodi precedenti, mi raccomando, cliccate qui sulla in alto a destra, vi comparirà la playlist, recuperateli tutti e poi tornate qui. Siamo alla seconda stagione, è appena cominciata, ma il Gabon continua a svilupparsi. Detto questo, senza pensarci più di tanto, io direi che fa avanzamento la cosa più importante del momento, ragazzi miei, e quindi Lecce Pescara che è salito in Serie A, tiè! Dai che si comincia, e preparatevi perché qua la cattiveria del Gabon si vedrà tutta. Guarda che voglia che c'ha Lucioni, guarda. E ovviamente anche i calciatori del Pescara sono tutti pronti per entrare in campo. E ragazzi miei, eccolo là, guardate che stadio, bello, bello caldo, bello caloroso. Ecco, comincio, eh. Da poi fa levare da là però, broccolo. E questo è calcio di punizione, ovviamente. Un calcio di punizione che potrebbe essere importante. Io non so che fa. Io quasi lascio. Io mi metto qua, non si sa mai. Però vorrei far tirare perché sono buggati i calci di punizione. Sì, sono buggati per loro i calci di punizione. Per noi proprio le parano senza problemi. Pollon combina guai. Mi sono rotto i coglioni, lo sai. Del Gabon, gol segnati, e quindi mi sono inserito benissimo, ho provato il tiro ragazzi ed eccolo qui, la palla entra in rete, quindi primo gol in Serie A per questa stagione, per Gabon, man. Spitp non è riuscito all'inizio e poi lo Spitipitz che si va ad insaccare in rete e quindi punteggio di 1-0, ma andiamo avanti. Vediamo se riesco. Mi ha buttato a terra e poi ha fatto. Perché cazzo ho tirato? Devo passare a Gabon, che è il più bravo del mondo. Perché? Perché sei un deficiente. Ecco qua. Finisce quindi il primo tempo. Lecce 1, Pescara 0. Il Pescara non ha fatto assolutamente niente. Quindi andiamo avanti e subito cominciamo il secondo tempo. Che cos'è? Che cos'è successo? È cascato l'uomo dentro al cesso. È un po' troppo lungo, non lo pierà mai, bene. Mamma mia, ragazzi. Mamma, che mi fa uscire? Skakolov Mancosu. Che fai? Fai falli? Ne? Ma come te permetti? Erguscio Meleconi. Quello che rovescia da là, proprio. No, proprio. Sì, mamma mia, mi sono sbagliato, a momenti ha butto te. Come cazzo sta? Questo stava a segnare a cazzo, ma io non lo so. Cioè, se uno deve perdere con questi. Scusa, non l'ho fatto apposta. Caricato, non volevo caricare, in realtà.
perché pensavo avessi perso il possesso, volevo fare un contrasto, invece è uscito fuori un tiro che a momenti si insacca. E il Gabon però si guarda, diciamo, il cielo molto molto incazzato, va bene, ok. È finita in questo momento. Allora, quindi 1-0 gol de Gabomen, ma comunque la ne ho promossa, eh. Non è che ci siamo ritagliati tante occasioni da rete, 5 tiri a 2, loro non hanno tirato assolutamente in porta e Gabomen con il voto 7 si porta a casa il titolo di migliore in campo, ovviamente perché l'ho sbloccata. La Juventus che si ferma, poi Inter Sampdoria 1-0, prossima partita, annuncio calciatore dell'anno Europa, vediamo chi è, probabilmente sarà Cristiano Ronaldo. Con sta fascetta inguardabile, potevano levare sta fascetta, sto vestito tutto bello, tutto pettinato, con sta fascetta veramente inguardabile. Vado a menu giocatore, messaggi, perché sono il giocatore dell'anno, il premio calciatore dell'anno in Europa, ha fatto un figurone su quel palco, sono davvero felice per te. Ok, grandissimo calciatore d'Europa. E adesso ce l'andiamo a giocare anche con il Sassuolo, ma porca puttana, quindi preparatevi, perché potrebbe uscire fuori una stagione di quelle incredibili. Quindi Sassuolo Lecce. Menu giocatore, messaggi. Andiamo a leggere i messaggi. Scenderà in campo nel ruolo di prima punta. Avanzamento e prossima partita. Quindi i colori vanno bene, perché mi dite sempre... No, i colori vanno bene. Ti è dai che si comincia. Non ho guardato neanche se hanno comprato qualcosina, ma sinceramente non guarda, c'hanno Mbappé, Messi, Ronaldo, la nonna, la zia, il nipote, la cugina. Andiamo a cominciare la partita. E quando te fanno passare? Ma mai nella vita? Guarda che stanno a combinare, guarda che stanno a combinare questi. E che do di è? Una. Non mi chiedete come hanno fatto a mangiarsi tutta la roba per terra di prima. E non te fa. Ovviamente, ma voi pensate che vedranno spazi così? Ma quando mai? Non facciamoli passare, mi raccomando, massima concentrazione. Ah, buttano fuori così. Mortacci, basti che li mortacci, va bene. Per poco. E finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0. Mamma mia, che schifo, ragazzi miei. Va bene, andiamo al secondo, su. Che obbrobrio. Finora. Se siete intelligenti la recuperate e non ve la fate togliere. Se la sono fatta togliere come dei broccoli. E adesso arriverà l'inculata. Preparatevi, perché Ciccio Caputo segnerà il gol. Il gol, non ci posso credere. Pure Gabriel, guardate che ha fatto. Ma vaffanculo, va. Lo sapevo io. Ecco, Pecolo, applaude. Mamma mia, ragazzi. Ripartenza, ho sbagliato io qua perché ho pressato un po' troppo, però. Eccolo là, non trattiene. Che cosa ha fatto Gabriel? Da fenomeno, che cosa sta succedendo? Sta cascando il mondo. Ecco, Shkakolov, Mancosu. No, eccola, mo sono ripartiti con i lancetti loro, proprio cretini. Guarda. Non ti fanno passare, perché giustamente stanno anche attiviti. Minuto 79. E mo ne fanno pure un altro. Boni che c'ho l'occasione. Speriamo che non me la mangio. Me la sono mangiata clamorosamente. Ma stavo defilatissimo, ragazzi. Minuto 86. Fischia, che sta a fa? È finita. Su, ecco, perso 1-0. Quindi, vediamo. Ma ragazzi miei, capite bene che l'hanno strameritata. Quindi, Caputo 7,5, Gabomen 6. Una partita che non è andata sicuramente bene. Quindi, Sassuolo Lecce 1-0, il Milan vince. La Juventus perde addirittura. E quindi il comando della classifica lo prende l'Inter. Il Torino... E basta, perché poi c'è Milan, Cagliari, Parma, Fiorentina, Roma e vabbè, poi ci sto pure io. Quindi andiamo avanti, ci andiamo a giocare il Buffalo Gabomen e si va a giocare un'altra partita. E se non sbaglio c'è la nazionale. Sto cercando di andare a memoria. Ultimo giorno finestra di mercato, io ho deciso per il momento di restare qui. Non faccio richieste di trasferimento perché mi sembra
Mi sembra giusto restare ancora un po' di tempo, ma ragazzi, sono usciti i sorteggi dei Champions League, Lecce Porto, regà. Va bene così, e andiamo avanti. Quindi andiamoci a giocare la nostra prima partita con la nazionale italiana e vediamo che cosa combiniamo. Comunque è una sfida importante perché c'è un amichevole internazionale come Italia-Belgio. Non so se partirò... Che bello, ragazzi miei, mamma mia. Probabilmente non partirò titolare, parto titolare. Quindi sono felicissimo di avanzare e di andare alla prossima partita perché me la gioco lì davanti, Insigne, Bernardeschi, Zaniolo, Gabbomen, ragazzi. Ma tanta roba. E vediamo che cosa riuscirò a fare. Partito uno sventaglione inutile. Ah, che ha raccolto. Ah no, era fuori già. Boh, bisogna dosasse bene le forze, perché pure comunque è nazionale a giocarsela, ragazzi. Non è facile, Che era? Cos'è accaduto? Calcio di punizione, ecco cos'è accaduto. Va benissimo. Ma De Bruyne, ragazzi, ma De Bruyne quando ci si mette è proprio De Bruyne. Guarda quell'altro che non trattiene. Oh. Nel frattempo un cacciabombardiere passa sopra a casa mia. Romelone Lucacone. È partita la ciabatta, ma finisce anche il primo tempo. Ragazzi, mamma mia. Questo è quanto, purtroppo, ahimè. Vediamo, andiamo avanti e vediamo che cosa succede. Ho cercato la ciabatta, ma è stata una ciabatta un po' poco organizzata. La palla è uscita fuori anche di abbastanza. Niente, questi passano, entrano come niente fosse. E me l'ha parata, dai, buttala dentro! E dai! 1-0 per l'Italia, ma che fatica, ragazzi! Che fatica! Lorenzino Insigne, sta incazzato come una bestia, dice lì mortacci vostri, e Zaniolo, Insigne, tutti a festeggiare, anche Gabbomen, non l'ho visto. Rivediamo l'azione, perché è stata sicuramente bella. Eccola là, palla a mezzo, Gabbomen, la ciabatta parata e poi a porta vuota, Lorenzino Insigne non può fare altro che buttare la palla in rete, E quindi, gol dell'1-0 e andiamo avanti. Eccola là. Paratona, è stato Ramadan, che dobbiamo fare? Ha fatto un bel tiro, però non è entrato. Troppo su. Provaci ancora, prof. Bel tiro! 2-0 dell'Italia! 2-0 dell'Italia, zitti tutti che ha segnato Pellegrini, è buono l'esordio della mia nazionale italiana, e quindi punteggio di 2 a 0, ma è solo un amichevole però, e si chiude qui sul punteggio di 2 a 0, una partita comunque fino a un certo punto sembrava bloccata e invece poi siamo riusciti con gli stessi tiri siamo riusciti a fare 2 gol. Insigne migliore in campo, Gabbomen un 6, potevamo fare sicuramente qualcosina in più, ma la prima amichevole se n'è andata. Di conseguenza, rapace d'aria, sto migliorando perché comunque sono arrivato a 77, inizio ad essere un po' più spisellante, mi dispiace che dei passaggi c'ho veramente poco, ma devo andare a modificare la mia situazione d'allenamento, mo che mi ricordo bene. Quindi lo andiamo a fare molto molto rapidamente. C'è un'altra amichevole internazionale, però vi dico la verità, se sono titolare la vorrei giocare. Sì, la vorrei giocare perché comunque mi dà possibilità. Menù giocatore, allenamento. Comunque 3 a passaggio, No, io per il momento lascerei tutto così. E adesso andiamo a vedere la classifica gol e assist. Partirei dagli assist, vediamo un po'. Biglia 3, addirittura Barella 2, io non ci sto ovviamente perché in 2 partite ho fatto solamente un gol. Andiamo a guardare la classifica dei gol e vediamo cosa sta. Insiste, ma ho visto bene il secondo. Cosa sta succedendo, ragazzi? Belotti 3 gol, De Frel 3 gol, Milinkovic Savic 3 gol in 2 partite, Lukaku 2 gol, Ibrahimovic Castiglieco, Politano, io ho solamente un gol in 2 partite, quindi... Questo è quanto.
Ragazzi, io vi invito a lasciare almeno 7.000 mi piace entro la mezzanotte su questo video. Se domani volete subito un nuovo episodio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Se vi volete abbonare, vi lascio in descrizione e anche nel primo commento bloccato in alto tutte le info. Ovviamente da abbonati avrete determinati vantaggi, dipende dal livello di abbonamento che sceglierete, non è assolutamente una cosa obbligatoria, è una cosa in più, contenuti in più che riceverà solamente chi deciderà di abbonarsi. Per il resto sul canale non cambierà assolutamente nulla. Detto questo, alla prossima con un nuovo video. La prossima, la nuova stagione è cominciata, ma preparatevi perché alla prossima, ragazzi, abbiamo un trittico di partite pazzesche, amichevole con la Francia. Ci abbiamo la Champions League, ci abbiamo Lecce Porto e poi ci abbiamo Lecce Milan, quindi preparatevi. Detto questo, alla prossima con un nuovo video. Dalla frutteria è tutto. Ciao.